Prosegue il nostro viaggio alla riscoperta delle ricette tradizionali sarde. Insieme allo chef Daniele Aresu del ristorante Al Castello di Cagliari scopriamo la spigola alla vernaccia. La spigola alla vernaccia è un piatto estremamente semplice, si tratta di far cuocere il pesce nel vino. La particolarità interessante di questo piatto è proprio il vino stesso, che ha una sua storia, e il fatto che sia legato a degli agrumi e a dei profumi tipici del Mediterraneo. In particolare la vernaccia, molto presente nei nostri piatti tipici, ha origini antiche e leggendarie. Si narra che la vite sia nata dalle lacrime di Santa Giusta durante il periodo della malaria, che mossa a commozione dai numerosi decessi dovuti a questa malattia pianse, e da ciascuna lacrima nacque una piantina. Questa piantina poi si sviluppò in una vite e da questo nasce la vernaccia. Si prepara in maniera tradizionale, occorrono intorno alla mezz'ora. Lavorando invece con il pesce sfilettato, invece la cottura è molto più veloce, quindi un tempo di preparazione molto ridotto, anche intorno ai 10 minuti, non di più. Secondo te è meglio, per quanto riguarda questa ricetta che andiamo a conoscere oggi, lasciare il pesce integro oppure aprirlo, pulirlo e sfilettarlo? È una domanda un po' trabocchetto. Per noi cuochi è sicuramente meglio sfilettarlo, accorcia estremamente i tempi. Per quanto riguarda invece una cottura casalinga, io consiglio di mantenere il pesce integro in tutta la sua interezza, in tutti i suoi sapori e in tutta la sua umidità. A parte quando viene fatto arrosto, il pesce va sempre eviscerato, eliminate le branchie e squamato. Dopodiché lo sfilettiamo, lo infariniamo leggermente e lo mettiamo in padella con olio e uno spicchio d'aglio. Lo facciamo dorare in entrambi i lati, aggiungiamo delle erbe aromatiche. Io per esempio utilizzo l'origano, utilizzo il timo e un'erba particolare che ha un profumo di agrumi, di limone ed è la Maria Luisa. Queste sono le erbe che utilizzo. Una volta fatta la prima cottura, sempre iniziando dal lato della pelle, quando parliamo di filetto naturalmente, e poi dal lato della polpa, si sfuma con la vernaccia. Si aggiungono le olive, una leggera grattata di buccia di arancio e si copre e si lascia cuocere per 7-8 minuti, non di più. Per questa pietanza la cottura in tegame oppure al forno? Io consiglio la cottura in tegame, in padella, si segue più facilmente, essendo appunto una cottura molto veloce, non c'è bisogno di calcolare il tempo di cottura esatto al minuto, basta un'occhiata per capire quando è pronto. Mentre in una cottura in padella il pesce tende a rimanere più umido e la polpa sicuramente più tenera, il rischio grosso del forno, soprattutto nei forni casalinghi, che sono dei forni ventilati, è che il pesce si secchi eccessivamente e quindi portiamo a tavola un pesce leggermente stoppaccioso. Normalmente questo pesce lo servo con una serie di verdure semplicemente sbollentate e lucidate in padella con il burro, delle patate saltate sempre in padella e una marmellata di cipolla rossa. Normalmente l'accompagnamento andrebbe fatto con lo stesso vino di cottura, anche se pasteggiare con la vernaccia non sempre è una cosa consigliabile. Un po' fortino. A questo punto si può andare tranquillamente su un buon bianco, un vermentino o un costamolino, quindi un vino abbastanza corposo.